Italia è assolutamente imprescindibile tenere al centro del discorso politico e sociale il tema della legalità. Per parlare di legalità abbiamo oggi invitato in studio il generale Giuseppe Fausto Milillo, presidente della Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo. Buongiorno generale. Buongiorno, buongiorno. La Fondazione di cui il generale Milillo è presidente, è quest'anno alla quarta edizione del premio per la legalità. E noi vogliamo capire meglio dal generale, io mi permetto di leggere da un opuscolo che mi ha dato poco fa, che cos'è questo premio per la legalità e poi capiremo meglio, sentendo direttamente la parola, dando la parola al Presidente della Fondazione, di che cosa si tratta. Il premio Legalità, dedicato a coloro che con le loro azioni, il loro lavoro e le loro espressioni di alto spessore sociale, culturale ed imprenditoriale hanno contribuito e contribuiscono a tutelare e promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole, è giunto alla sua quarta edizione. Ebbene, generale, ci vuole raccontare inizialmente, meglio di quanto ho enunciato io, che cos'è la fondazione, di che cosa si occupa, perché è nata, e poi magari ci dà un'idea di che cos'è questo premio, a chi è rivolto e magari una storia recente del premio. Grazie. Sì, bene, grazie, buongiorno. Allora, è semplicissimo. Noi ormai come fondazione operiamo sul territorio nazionale, in particolare in quello fino adesso abbiamo operato nel territorio del nostro Mezzogiorno, da circa 10 anni. Infatti, da quando il comune di Sambuca di Sicilia ha voluto intitolare a mio padre, generale Ignazio Milillo, l'aula consiliare, ed è stato un fatto unico, particolare, perché un'aula consiliare sia stata dedicata a un appartenente alle forze dell'ordine. Ma questo lo ha fatto per dei trascorsi antimafia ben conosciuti, ben storici di mio padre, che appunto anche nel 64 arrestò Luciano Ligio. La cosa importante è che noi abbiamo voluto dare una buona risposta alla società e a un'amministrazione comunale sempre molto attenta all'educazione e alla cultura della legalità, perché è di questo che si parla. Noi ci siamo voluti costituire, abbiamo voluto creare questa fondazione, non per nulla scegliendo delle parole importanti. Fondazione Italiana per la legalità e lo sviluppo, perché siamo convinti che senza legalità non ci sarà mai sviluppo. Questo lo ha dimostrato nel corso dei tanti anni, purtroppo, che abbiamo subito e vissuto, dove in fin dei conti c'è stata una politica che ha creato sempre un abbassamento di cultura per mantenere meglio un elettorato. E anche oltre una politica, anche una educazione di sviluppo sempre da sotto livello, proprio per dimostrare che soltanto alcuni potenti, tra questi anche esclusivamente la criminalità e la mafia, potessero essere i padroni di una situazione del mercato. Certo, e poi se mi permetto, Certo. generale, anche fatti dei giorni nostri, dell'ultima attualità riguardo a, per esempio, non so, ai lavori di Expo piuttosto che altre Certo, grandi certo, certo, opere certo, nelle quali certo. si è vista che Infatti. oramai, diciamo, la mafia o comunque la criminalità non è più solo localizzata in certe No, regioni, ma assolutamente. oramai interessa a tutto il paese, quindi è importante Infatti, tenere infatti, alto il infatti, infatti. nome della legalità e diffondere la cultura della legalità tra le persone, tra gli imprenditori, tra i politici e quant'altro. Ed è proprio di questo che si parla, perché noi infatti il nostro primo obiettivo è quello di dedicarci alle scuole, alle università, proprio per ricordare che questo senso particolare di attenzione e del rispetto delle regole nella vita prima o poi premierà, ed è meglio sempre prima che poi. Questo dipende da tutti noi e da chi naturalmente è predisposto affinché questo avvenga.
Siamo presenti nelle scuole, nelle università con dei bandi di concorso per spiegare la nostra attività e naturalmente vogliamo dedicare l'attenzione adesso anche al mondo delle imprese, delle aziende. Certo. Infatti molte volte c'è una grande attenzione della formazione che è obbligatoria per le aziende con temi particolarmente specifici con il mondo del security, con il mondo naturalmente della specificità del lavoro che si va a prendere. Certo, in generale, mi perdoni se la interrompo ancora, giusto per capire e fare un focus su questo premio legalità. Benissimo. Siamo alla quarta edizione, quindi vuol dire ce ne sono state tre, chi avete premiato? Ah, è appunto per questo. È stata un'attenzione, abbiamo istituzionalizzato il premio nazionale legalità. Lo abbiamo presentato 4 anni fa alla sala delle commissioni qui a Roma, al Senato, e naturalmente nel corso degli anni l'abbiamo reso itinerante con il patrocinio del Ministero anche del Turismo, del Ministro del Turismo. Abbiamo dedicato e clonato, mi permettete questa frase, il turismo e le strade della legalità, perché proprio muovendoci creiamo attenzione. Certo. Non facendo una cosa statica ma creando in più parti, abbiamo presentato il premio sia a Roma sia a Palermo che a Napoli che a Pestum in Campania, e naturalmente l'anno prossimo lo presenteremo a Milano. E quest'anno, adesso proprio a settembre, sarà ripresentato a Palermo, a Palazzo delle Aquile. E naturalmente saranno presenti dei grandi personaggi delle istituzioni, a partire dal procuratore nazionale antimafia, dai procuratori locali, e i premi saranno dedicati, come noi ogni volta, ogni anno abbiamo fatto, a delle aree ben specifiche, come donna legalità, mondo impresa, cultura legalità, ambiente e territorio, turismo e scuola legalità. Quest'anno in particolare abbiamo individuato un'area nuova di rappresentanze dello Stato e premieremo l'Arma dei Carabinieri nel suo bicentenario per una grande riconoscenza sociale di vita, non solo perché io provengo dall'Arma dei Carabinieri, ma naturalmente perché siamo sempre stati punto di riferimento sociale, perché siamo parte attiva della società. Certo. L'altro premio verrà dedicato come area di rappresentanza alla Polizia di Stato, alla dottor Cortese, in particolare il funzionario, il dirigente che oggi è qui, capo della squadra mobile di Roma, ma che è stato l'autore dell'arresto di Provenzano, di Bernardo Provenzano, e naturalmente poi alla magistratura una grande attenzione particolare, dedicando il premio al procuratore Alfredo Morvillo, che è il procuratore a Termini Imerese, oltre a essere purtroppo il parente triste, naturalmente nella sua tristezza, di Falcone e della sorella, moglie di Falcone. Immagino, quindi cose non da poco, personalità di primissimo piano che hanno un impegno costante, certo. Proprio quotidiano, chi certo. Invece a livello più diciamo d'immagine riconosciuta nel paese proprio nel contrasto all'illegalità. Mi stava dicendo? Lei mi ha detto prima del problema, anche non per ultimo, Milano, Expo, certo. Problematiche eccetera. Infatti abbiamo lanciato un messaggio, lanciato un comunicato a suo tempo, che era giunto il momento di addestrare, di informare, di educare i manager che sono preposti naturalmente alle costruzioni, perché dobbiamo smetterla, dobbiamo far capire anche loro che la migliore attività operativa sul territorio avviene con una immediato raggiungimento dell'obiettivo, creando un punto di rispetto delle regole. Certo, generale, la interrompo perché i tempi stringono. Certo. Io ho avuto anche informazione di una mostra fotografica su mafia e antimafia che a novembre di quest'anno voi sì. proporrete a New York. In una parola. La mostra fotografica Luci dal buio, mafia da antimafia, che noi abbiamo avviato con il suo tempo anche con la regione siciliana.
Oggi è il nostro gioiello, è il nostro brillante che portiamo naturalmente in evidenza. Saremo a New York presso il Consolato Generale, l'Istituto di Cultura Italiana, a novembre in esposizione per 20 giorni e poi da lì ci muoveremo forse anche per altre località americane. Speriamo di avere tutti l'occasione di poter parteciparvi. La ringrazio di molto nuovo. Per essere stato grazie, con noi. Grazie, grazie, generale. Grazie.